La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 25 settembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. In apertura la notizia che riguarda il passaggio dell'azienda italiana Telecom agli spagnoli di Telefonica. Il Premier Letta però assicura: vigileremo anche se si tratta di società private. Nel frattempo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano cerca di anticipare quanto prima il blocco dell'aumento dell'IVA e quindi cerca anche di blindare l'esecutivo. Tutto questo e altro all'interno della nostra rassegna stampa. Vediamo. Iniziamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero. Telecom, un caso per il governo, la compagnia telefonica nelle mani degli spagnoli. Palazzo Chigi, nessuno ci ha mai informati, Letta, vigileremo, ma si tratta di società private. La Consob accende un faro, l'ipotesi dell'OPA. Pronto il decreto Ilva, commissariati tutti gli impianti, subito sblocco delle attività e dei conti. Il retroscena, Napolitano mette al sicuro l'esecutivo, più vicino lo stop dell'aumento dell'IVA. Al centro, soldi alla politica, lo schiaffo del rinvio sulle donazioni. Sulla sinistra, Obama, intervento all'ONU. L'Iran rimanda l'incontro con il leader americano. Un insulto dire che il gas non è di Assad. Taglio basso, la vitola IPM, prestiti sospetti, Berlusconi nega. Uno sguardo al quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Governo pronto a difendere la rete. Letta, vigileremo, ma Telecom è privata. I dettagli sull'operazione telefonica Telco. Ed ora passiamo alla pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno. Voragine di 22 milioni, ma nel Salento i protesti calano del 14%. Il report della Camera di Commercio scatta l'allarme sul rischio usura. Malcostume, vino mafioso, la Puglia dichiara guerra alla Svezia. Il Consiglio passa il sì, la Regione chiederà il referendum sulla chiusura dei tribunali. La Gazzetta di Lecce, buco di 22 milioni, ma i protesti crollano del 14%, le cambiali riacquistano nuovo smalto. Economia ha presentato il report del Centro Studi della Camera di Commercio di Lecce. Taglio centrale, Nardò, furto al tir del musical, un paio di zainetti, attrezzature per bottino, avvistati due ragazzi. Taglio basso, sport, Lecce, varato il Lerda bis, resettiamo tutto e puntiamo a risalire in classifica, cambia anche il preparatore atletico. Sulla destra, Taurisano, una notizia di giudiziaria, no dal riesame, Scarlino resta ai domiciliari. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia, referendum sui tribunali, il Consiglio regionale voto popolare per cancellare gli accorpamenti, Occhiello, e la quarta assise regionale a chiedere la consultazione, ne basta un'altra per avviare l'iter. Sulla sinistra la proposta, un anno di tempo ai comuni, piano Barbanente, anche il PD per lo slittamento. Morte in fabbrica, il riesame rigetta la richiesta di libertà dell'imprenditore salentino, Scarlino dunque resta ai domiciliari. Al centro, muore dopo 6 giorni di agonia, strage sulle strade, non ce l'ha fatta il 32enne di Matino coinvolto in un incidente. Sport, Lerda ci crede, impresa possibile, il ritorno del tecnico esonerato l'anno scorso, non cerco rivincite. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, mercati, SOS Sette Lacquare, vogliamo tornare in centro, Occhiello, i commercianti dimenticati dal comune, l'assessore, impossibile il ritorno. Le sfide dell'economia, 1,5 milioni per l'agricoltura in crisi, un piano in 6 mosse, la provincia batte casse e chiede i fondi alla regione, giovani e diversificazione, ecco le nostre proposte. I dati, oltre 70.000 le imprese nel Salento, ma l'innovazione è ancora un miraggio. Il viaggio, le aziende come Cenerentola, senza aiuti chiuderemo tutti, la voce dei piccoli e medi imprenditori, troppo tardi. Il piano, svolta sulle cremazioni, via libera 6 comuni, la giunta provinciale fa partire l'iter, i forni saranno realizzati dentro i cimiteri. Il Salento, l'economia, protesti a picco meno 11%, ma il sistema è fermo, in tutto oltre 13.000, maglia nera a Lecce, Gallipoli e Casarano. La polemica, tutti contro Ciardo e gli altri consiglieri provinciali PDL, ora serve un chiarimento interno. Contro D'Autiglia, attacchi immotivati, tensione centrodestra sul caso Alba Service. Le sfide dell'Ateneo, Zara chiama l'università, avanti con la fondazione, il neorettore guarda al futuro dopo lo stop della prefettura, serve condivisione. Capitale Cultura, dossier sul web solo in inglese, la promessa, scaricabile da tutti entro 3 giorni, sul web solo da ieri.
e non c'è la traduzione. Il Salento e l'ambiente, TAP, la piazza in coro, fermate il gasdotto, pronti ad un confronto anche a Melendugno, e noi porteremo le nostre ragioni sul no. Provincia Lecce, Casarano, metà arretrati alla Filanto, patto alla prova degli operai. Ieri l'accordo azienda sindacati, oggi l'assemblea con i lavoratori. Rai da colpi di pistola, si indaga tra le aziende, Trepuzzi, i carabinieri in camera di commercio dopo gli attentati, al setaccio le carte delle ditte coinvolte. Concludiamo infine con lo sport. Lerda, non cerco rivincite, c'è tempo per recuperare. A 8 mesi dall'esonero, il tecnico piemontese è tornato sulla panchina giallorossa. Sulla destra, esonero inevitabile, Moriero paga per tutti. Checco saprà rifarsi, in bocca al lupo a Lerda. L'opinione di politici, ex calciatori e tifosi VIP dopo l'avvicendamento alla guida della squadra salentina. E anche oggi la nostra rassegna stampa termina qui. Grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento a breve con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...